tutto, sì, il divertimento, la pesca è divertimento, ma la pesca è anche rispetto assoluto per appunto i pesci, rispetto assoluto per anche l'ambiente, la natura, il lago e tutto quello che è appunto che fa parte di questa grande attività sportiva, ovvero la pesca. Allora, Massimiliano, Nicolò, tu aiuta Massimiliano, però io da Massimiliano vorrei capire un attimino, parliamo un po' di questo storione. È un bel esemplare, vedo che ha avuto qualche combattimento, ma purtroppo fra di loro c'è la legge di più forte. Un bel esemplare sarà circa una 12 kg circa, ora occhio e croce non vedo questo peso qui. La cosa molto importante è che quando vediamo questi piccoli combattimenti che hanno fra di loro... Ecco, quindi tra pesci è probabile che si siano un po', no? Sì. E quindi? Un po' di disinfettante, un comune disinfettante che troviamo da tutte le parti, negozi di pesca, quando c'è è un disinfettante apposta dove rimane nell'acqua perché è tipo una vernice, ma non è una vernice, certo. È un prodotto apposta. Ecco, quindi questo è il primo segno di rispetto nei confronti appunto dell'esemplare che andiamo a tirar su. Adesso noi sappiamo bene, perché spesso e volentieri nelle nostre trasmissioni vi facciamo vedere l'esemplare, sotto sopra ve lo mostriamo, ve lo raccontiamo, ve lo spieghiamo anche quando è possibile, in questi momenti che trascorrono il pesce non soffre, perché appunto è sopra il suo materassino umido, ha comunque una resistenza di alcuni minuti, ma molto velocemente, sempre con il materassino umido, Massimiliano adesso insieme a Nicolò vanno a ributtare il pesce, quindi torna a vivere nel suo habitat naturale, quindi all'interno del lago Teneri, così da essere poi ripescato da qualcun altro, quindi tranquillamente lo facciamo scivolare ed ecco qua, perfetto. Nicolò, grazie per questa pescata, grazie davvero. Massimiliano, io tornerei al secondo innesco, così sì. Vediamo se prendiamo un altro pesce con la stessa semplicità. Recuerdo el día que te fuiste una mañana de invierno, subiste en ese tren e hicieron de mi vida un infierno. Quindi torniamo da Alessio per il secondo esempio della nostra puntata, quindi secondo innesco. Anche questo semplicissimo, abbiamo infatti scelto il mais, che ormai è il simbolo, insomma, si riconosce subito e si associa immediatamente ad una giornata di pesca. Quindi andiamo a vedere, Massimiliano, tu inizia pure Alessio. Allora, in questo momento Alessio sta prendendo il laghino come prima, sta cercando di mettere un ferma boiless, praticamente per non fare andare via l'esca come siamo già abituati, come si è già detto prima, se no il pesce potrebbe tranquillamente prendere e andare via e ciao, arrivederci. Certo. Adesso nel dettaglio, se la telecamera riesce a raggiungere proprio, tu tieni fermo così Alessio. Allora, questo è il mais che lui sta inserendo su questo sottile aghino. Questa in realtà, che noi la chiamiamo, cioè in gergo tra pescatori si chiama ferma boiless, ma in realtà è una piccola e semplicissima pagliette, quindi tutti in casa sicuramente ce l'hanno, sono quelle piccole pagliette che brillano sulle magliette delle ragazze. Ecco, quindi inserita una volta quella, tiene ferma l'esca, sì. Qualsiasi essa sia. Però bisogna metterci in fondo un fermettino apposta, cioè certo. Quella è per raccogliere l'esca, tenerla ferma e poi in fondo mettiamo questo piccolo fermettino, a quel punto l'esca non va più via. Ok, quindi il mais, dopodiché adesso che cosa sta facendo Alessio? Sta prendendo sempre il nostro filo particolare, molto diciamo duro, che si chiama Dacron, come si è già spiegato prima, resistente a tutti gli sfregamenti, anche sì, se vogliamo subacquei, insomma, certo, del fondale, e sta facendo una piccola ausola per cercare di poi immettere il tutto, introdurci tutto il mais e fermarlo come si è detto prima. Una piccola asola che ho visto nel procedimento semplicissimo che Alessio ha fatto è nient'altro che un piccolo cappio, Sì, piccolo cappio. Perfetto. Ora taglia l'estremità più lunga del cappio, che non serve tanto. Certo. E introdurrà il laghino con tutti i nostri tre chicchini di mais, diciamo, lungo il finale.
Ecco, quindi si lasciano scorrere sul filo, sul nostro Dacron, sì, fino ad un certo punto, dopodiché arrivati in cima, ecco qua fermo con appunto la nostra paillette che vi abbiamo fatto vedere prima, perfetto. Perfetto. A questo punto? Mette, introduce il fermo, quello rosso, fermo bolis che si era detto prima, sì, e abbiamo diciamo quasi l'esca completata, però manca ramo ancora. Perfetto, quindi adesso non si muove più, manca adesso l'amo per terminare il nostro appunto finale. Certo. Ora introdurrà l'amo e si farà sempre la montatura quella semplice, per l'amo senza nodo. Quindi come prima facciamo la montatura senza nodo, perfetto. Cosa più semplice anche perché è una montatura molto veloce e poi molto pratica. Quindi anche i ragazzini possono tranquillamente realizzarla, quindi l'amo si inserisce il Dacron all'interno del piccolo forellino dell'amo, si lascia, si fascia l'asticella dell'amo e dopodiché Alessio cosa farà? Vediamo un attimino come fermerà il tutto. E fermerà il tutto infilando l'estremità nell'occhiello. Perfetto. E questa è la classica montatura senza nodo. Perfetto. Ecco fatto, facciamola vedere bene magari sul palmo della mano, ecco qua, mi sembra che ci siamo. Sì, ci siamo. Siamo pronti già per iniziare la prossima pescata. Quindi innesco attaccato alla nostra canna e andiamo a pescare. Voglio presentare Massimo, il titolare del Lago Teneri, che oggi ospita una delle nostre puntate di Pesce in Canna, al quale chiediamo le caratteristiche e la storia di questo lago che è appunto alle nostre spalle. La storia di questo lago è la storia di un bacino artificiale, uno dei primi bacini artificiali intesi come pesca sportiva in Italia. Nel 1950 il mio nonno acquistò questo grande terreno per uso bestiame. In questo terreno c'era una sorgente d'acqua e dall'idea di un camaiorese gli venne in mente appunto di fare questa pesca sportiva, questo è il lago di pesca sportiva, si parla degli inizi degli anni 60. La profondità va da 1 a 3 metri, le sponde sono accessibili un po' a tutti, e è un lago per la pesca più che altro per gli hobbisti, diciamo, ci siamo sempre preposti la pesca per tutti, diciamo. E quindi insomma abbiamo capito che il Lago Teneri è proprio un punto d'incontro adatto per tutta la famiglia, per tutte le province che appunto ruotano intorno a Camaiore. Mi sembra di aver capito che si può anche cenare qua. Sì, da poco abbiamo inserito anche il forno a legna con pizzeria, una pizza anche abbastanza particolare per clienti particolari, e diciamo che qui c'è la possibilità della pesca per tutti. Canna a noleggio, il noleggio è gratuito, cioè abbiamo tutte le attrezzature per la famiglia. Per chi non ha mai pescato diamo l'attrezzatura e la possibilità anche di pescare. E quindi noi abbiamo fatto davvero oggi un invito ufficiale direttamente da Massimo, che è il titolare, e poi da noi che abbiamo pescato qua. È stata davvero una giornata molto divertente. Grazie Massimo. Grazie a voi. Si può morir la fe. Mi universo, no dejaría de creerte. E siamo giunti al termine della nostra puntata di Pesce in Canna per questa seconda stagione, partiti davvero alla grande dalla Versilia, località Teneri a Camaiore, il nostro Lago Teneri che oggi ci ha dato veramente delle grandi soddisfazioni, ha regalato anche delle emozioni a dei giovani pescatori che erano insieme a noi, che appunto hanno reso questa puntata davvero unica. Io ringrazio ovviamente Alessio per averci fatto vedere i segreti appunto delle montature, dei finali e quant'altro, e ringrazio Massimiliano Sardelli che è stato diciamo così il nostro maestro per questa puntata. Grazie, ti lascio la telecamera per i saluti ai nostri amici da casa. Arrivederci a tutti alla prossima puntata. È proprio tutto, arrivederci da Pesce in Canna, un bacio da Serena.